Bisognerebbe essere grati a Dio in ogni momento della nostra vita, perché noi riceviamo sempre la sua protezione, anche se non ce ne accorgiamo. Ma quando riceviamo una grazia particolare che avevamo insistentemente richiesto, è necessario riconoscerla ed esserne grati, se non altro con il pensiero e l'anima, ma anche con le opere. Il Signore è infinitamente sensibile verso coloro che umilmente riconoscono ovunque la sua mano. È un grave errore l'ingratitudine. Anche tra di noi uomini rimaniamo piuttosto male verso chi si comporta da ingrato per un nostro dono o un servizio. Anche Dio rimane amareggiato verso coloro che non gli sono riconoscenti, pur continuando ad amarli. Però se siamo ingrati verso di Lui, non pretendiamo di ricevere altre grazie. Dio nella sua onniscienza sa infinitamente meglio di noi quello che ci fa bene e per questo distribuisce le sue grazie come pensa più opportuno per il nostro progresso spirituale. Se noi coltiviamo costantemente l'ingratitudine, nuove grazie potrebbero farci regredire spiritualmente perché si diventerebbe più aridi. Se invece ci abituiamo ad essere grati, ciò può andare a nostro vantaggio spirituale ed allora il Signore può operare meglio nella nostra anima.